Mister Napoli, un Cosenza cinico nel primo tempo, poi un blackout e quasi arriva il pareggio del Ligata. Non è che è arrivato il blackout nel secondo tempo, diciamo che è un rigore inesistente, dove non c'era bisogno di fargli prendere fiducia a questa squadra, perché penso che è una squadra che conosco abbastanza bene, dove alcuni uomini sono stati con il sottoscritto qualche anno addietro, vincendo qualcosa di importante come il campionato l'anno scorso, i Grillo, Ortugno, Armenio. Sapevo della forza di questi ragazzi, in più con gli innesti di gente di un certo spessore come Tiscione, che non sono io a scoprirlo, ma già lo volevamo l'anno scorso, se tu ti ricordi. E poi tanti altri ragazzi che hanno completato, diciamo, delle belle prestazioni che ha fatto Ligata quest'anno. Per cui sapevo del ritorno da parte loro e un po' l'avevo già messo l'avevo attenzionato ai miei ragazzi del Cosenza, e dove hanno trovato questo rigore, secondo me non un po' discutibile. E poi il secondo gol è un gol strepitoso, dove penso che soltanto chi è corretto può soltanto dire che è un gol bellissimo, che ha fatto una parabola spettacolare, ma ce l'ha sti colpi di Scione. E poi dove potevamo tranquillamente portare il risultato, abbiamo avuto un blackout, come hai detto tu, dopo aver preso il secondo gol nei primi 6-7 minuti, mi sembra, 6 minuti, abbiamo avuto un attimo di paura, qualche cambio a partita in corso, e poi diciamo che potevamo anche fare il 4-1, il 4-2, ma potevamo anche, in un'unica occasione che abbiamo subito, ha fatto una grande parata di nuovo Franza, che poteva essere anche un 3-3. Però questo, penso che chi sia venuto a vedere oggi questa partita ha visto due squadre che giocano a calcio. Appunto, alla vigilia da entrambe le parti, massimo impegno nelle dichiarazioni alla stampa, penso che il copione è stato ampiamente rispettato. Guarda, io non mi aspetto e non mi aspettavo soprattutto dai miei ex giocatori niente, perché tu mi conosci, Andrea, e sai che ho sempre inculcato nella loro testa quello che è una mentalità vincente, ma soprattutto di giocarsi le partite con chiunque. I regali lasciamoli nel periodo natalizio, io non mi aspettavo nessun regalo, perché se loro venivano a regalarmi qualcosa vuol dire che io in questi 3 anni che sono stata Ligata non avessi lasciato qualche segno. Invece sapevo dei ragazzi che dovevano venire a giocare la partita tranquillamente, perché ambivano e ambiscono sempre, io non so gli altri risultati perché guardo sempre al mio di risultato, che potevano ambire anche e ambiscono alla zona playoff. Hanno due partite in casa e l'ultima mi sembra a Sant'Antonio Abate, perciò è giusto che si venivano a giocare la partita per fare un risultato positivo qui a Cosenza. Interreggio ha vinto, non era questa la partita per agganciare la prima in classifica, però è importante rimanere in scia ai regimi. Sì, lo sapevamo che dovevamo tenere questi 3 punti di distacco, abbiamo dato un ulteriore segnale all'Interreggio che noi ci siamo, che vogliamo continuare questo piccolo sogno, almeno coltivarlo fino alla fine. Devo dire che dobbiamo crederci ancora fino alla fine. Già da mercoledì abbiamo un'altra bella gatta da pelare che si chiama Battipagliese, fuori casa, e noi dobbiamo andare a cercare di fare il risultato anche a Battipaglia, perché purtroppo, dico purtroppo, io non posso avere degli arresti, perché sono costretto a vincere sempre. Siamo con Filippo Tiscione, ennesima doppietta con la maglia del Ligata, è una partita che quasi quasi si stava raddrizzando. Sì, sicuramente l'impegno a fine primo tempo era quello che dovevamo cercare di fare subito, ci stavamo riuscendo, abbiamo fatto a metà, peccato per il Ligata, per questi tifosi che sono venuti fino a qua, a Cosenza. Io e i miei compagni ce l'abbiamo messa tutta per raddrizzare un primo tempo che non eravamo noi, stavamo giocando male. Siamo entrati in campo decisi, carichi di ribaltare la situazione. Come ho detto, non ci siamo riusciti del tutto. Mi dispiace, perché fino alla fine io insieme a tutti i miei compagni voglio onorare questa maglia delicata, perché ci sta dando tanto, e la voglio ringraziare la fiducia che mi è stata data. Un po' di rammarico, perché forse ci poteva anche essere un altro risultato alla fine di questi 90 minuti. Sì, sicuramente, noi siamo entrati in campo per raddrizzarlo, come ho detto, abbiamo fatto il 3-1, poi il 3-2, è arrivata la traversa di Nazareno, Scopelliti, peccato che non è arrivato il 3-3 perché ancora mancavano parecchi minuti. Come ho detto prima, abbiamo sbagliato il primo tempo, ci siamo sfilacciati, eravamo un po' lunghi,
però peccato, dai, perché poi siamo entrati nel secondo tempo carichi, con la giusta carica per cercare di pareggiarla subito, non siamo riusciti, mi dispiace. Andando sul personale, quota 17 e 3 gare ancora alla fine, Tiscione può anche superare quota 20 gol quest'anno? Ma io, come ho detto prima, io voglio onorare il Licata, la maglia del Licata, e lo farò fino alla fine, fino all'ultima gara sta andando in abate. Spero per una questione personale di arrivare il più in alto possibile nel fare il capocannoniere, perché ho un motivo in più perché fa sta dimostrazione che i miei compagni giocano anche per me e io ricambio la fiducia di loro, del mister e di tutta la gente. Spero che almeno questa soddisfazione ce la possiamo togliere insieme.